Amici di Swimming Channel, ben trovati da Corrado Sorrentino. Abbiamo con noi Ilaria Bianchi, la fortissima Ilaria Bianchi. Ciao, come stai? Bene, bene. Abbiamo visto un centro delfino, direi da paura, con un'avversaria sicuramente di altissimo livello, ma alla fine è arrivata una zampata niente male, 57-70. Raccontaci la gara. Beh, devo dire che è stato un arrivo abbastanza sofferto, la vedevo, comunque dai, già il nuoto stava salendo, perché mi sa che è tornata un po' più forte di me, quindi ci sta. Ho fatto un arrivo giusto per fortuna, ma questo è il nuoto, insomma, i centesimi contano. Però alla fine dei conti, i centesimi contano, alla fine dei conti Ilaria Bianchi stava soffrendo, sei riuscita a mettere di nuovo la mano davanti, questa è l'ennesima conferma della tua leadership nella farfalla italiana. Qual è adesso la prospettiva ragionando sugli europei di Glasgow? Beh, il tempo comunque è molto valido, 57-70, insomma si può fare una finale europea. E vediamo, manca Zone Tocce comunque ancora quest'anno. Maternità. Esatto. E gli ultimi due europei comunque sono riusciti ad andare a medaglia, spero di riuscire insomma ad avvicinarmi. Quindi iniziamo a fare i dovuti scongiuri. C'è qualcos'altro che Ilaria Bianchi deve nuotare in questi campionati italiani assoluti? Beh, domani è 200, proverò a fare il tempo anche lì nei 200 delfino, 2.9. Anche perché è fattibile, anche perché, scusa se ti interrompo, nei 200 delfino è arrivata la grande soddisfazione di Copenaghen. Beh certo, comunque la gara di corsa e la gara di lingua sono molto diverse, lo ammetto, come poi tutti sanno. E vediamo domani come mi sentirò la mattina e insomma spingere il pomeriggio, cercare di fare l'ultimo 50, che è quello che mi manca rispetto comunque alle avversarie anche italiane. E vediamo, 2.9 è fattibile, ci proviamo. Benissimo, allora non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a Ilaria Bianchi e tanti complimenti per queste prestazioni che continuano ad arrivare nel tempo. Grazie, speriamo di continuare, certo. Un saluto da Corrado Sorrentino, un 5 per Ilaria Bianchi, a presto, ciao.